Buonasera, bentrovati a una nuova puntata del Caffè dello Sport. Ancora in primo piano l'Alma che ha vinto in quel di Montegranaro, anzi in quel di Porto San Giorgio, perché è lì che gioca la squadra che abbiamo affrontato nell'ultima di campionato. Alma che quindi si è assicurata la leadership della Serie A2, testa di serie, quindi fattore campo a favore per tutta la durata dei playoff. Si parte già domenica in casa contro Treviglio, guarda caso proprio la formazione affrontata l'anno scorso al primo turno dei playoff. In ogni caso 44 punti e conquistato il primo obiettivo stagionale. Non è andata altrettanto bene invece alla Triestina, che ha perso in casa contro il Fano per 1-0, squadra che purtroppo è uscita tra i fischi dal campo, poi lo sfogo di Principalli in sala stampa che si è preso la responsabilità della sconfitta, ha detto colpa mia ma ora gioca solo chi merita, parole insomma forti e decise da parte del mister della Triestina, che ha ancora due partite per tentare di conservare un posizionamento nei playoff. Vedremo anche in serata dagli altri risultati cosa scaturirà. Parleremo però di tante altre cose, innanzitutto il Monfalcone Calcio, che è stato promosso in prima categoria, dove troverà il Vesna che invece è stato retrocesso, la mountain bike, il canoa polo, il rugby con Veniulia che vincendo l'ultima partita è a un passo dalla promozione in B che manca dal 1974, e anche di pallamano a cui manca veramente poco per stare nell'elite nazionale. Di tutto questo parleremo insieme ai nostri ospiti, con noi questa sera Alessandro Asta, giornalista di City Sport. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti. Accanto a lui Michele Contento, il portiere del Monfalcone. Michele, tra l'altro ormai ti chiamano il portiere virale, perché dopo le tue battute, la tua imitazione di Buffon sei dappertutto. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Accanto a lui Andrea Bracaletti della Triestina. Buonasera Andrea. Buonasera. Buonasera e bentrovato, grazie per essere con noi. Accanto a lui non può non esserci il mago. Ciao, buonasera. E poi Stefano Sandrin della SD 360 Mountain Bike, con cui parleremo appunto di questo sport, una disciplina insomma che ha tanti adepti e tanti nuovi giovani che si accostano anche per la sua spettacolarità. Buonasera e bentrovato. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo proprio dall'Alma, dalla partita decisiva di Montegranaro. Bisognava vincere per conquistare il primo posto, e tra l'altro la Fortitudo, va detto, ha perso a Mantova, quindi si tratta proprio per quanto riguarda il girone di un primo posto assoluto. Andiamo a vedere il match. Primato e fattore campo per tutta la durata dei playoff. Missione compiuta per i ragazzi di Dalmasson, che dopo l'amara sconfitta nel derby dei record sono stati capaci di riscattarsi sul difficile campo di Montegranaro, conquistando il primo posto assoluto della A2 con 44 punti. Ora inizia un nuovo campionato, primo avversario una vecchia conoscenza come Treviglio, l'anno scorso capace di impegnare sino alla bella i biancorossi. Ma è giusto ripercorrere la cronaca dell'ultimo match di stagione regolare, perché l'Alma, pur priva di Daross e con il rientrante Fernandez ancora da mettere a punto, ha conquistato una vittoria fondamentale, mentre la Fortitudo del Poz ha perso a Mantova. Trieste ha così in tasca un primato assoluto con un margine di 2 punti sui bolognesi, senza dover ricorrere alla differenza canestri. A dare il là sono stati ancora una volta i due uomini più in forma, Bowers e Mussini. L'8-0 dal perimetro è bruciante, quasi speculare al match con Udine. Maspero replica per i padroni di casa, ma Mussini allunga ancora da 3 punti, Bowers è indemoniato, prima la schiacciata su assist di Green e siamo già in doppia cifra, poi la terza tripla a chiudere il primo quarto sul 19-28, mentre Ceccarelli ricorre alla zona per metterci una pezza. Prandin, Cavaliero e Loschi mettono il loro mattoncino, mentre Montegranaro accende il talento della coppia americana Corbett Powell. I biancorossi però sono cavalli da corsa, tirano con il 52% dall'arco e possono contare su Mussini super che suggella il più 14. Nella ripresa, che scatta sul 36-47, l'italo-senegalese Gueye riporta la poderosa sino al meno 6. Loschi fa respirare Trieste con un sottomano, ma i lunghi triestini, Cittadini e Gianalizze, sono carichi di falli e Montegranaro ne approfitta sguinzagliando il talento di Amoroso. Si arriva a contatto 52-54, ma i 3 punti di Fernandez e le successive giocate di Green e Cavaliero sgombrano il campo da dubbi. L'Alma è in missione e Gianalizze, con 7 punti consecutivi,
dall'accelerata decisiva nell'ultimo quarto. Sul più 10 Trieste gestisce l'ultimo rientro dei padroni di casa e lascia che sia Green a chiuderla. Primi. Questo è il racconto della partita, ora i playoff. Alessandro Astra reduce tra l'altro dalla trasferta di successo. Alessandro, soddisfazione per il primo posto, non era facile vincere l'ultima in trasferta, tra l'altro Bologna ha anche perso, quindi c'è questo risultato rotondo e una squadra che dopo il derby ha saputo riscattarsi. Eh sì, perché è arrivata una vittoria importantissima non solo per quanto riguarda l'aver blindato il primo posto, ma anche per tutto quello che è stata la settimana che ha preceduto la partita del Palazzo Avelli. Si è detto di tutto, che si poteva anche perdere per poi cercare di finire dall'altra parte del tabellone. Io sono dell'idea che non si debba mai andare a giocare per perdere. Chiaramente Trieste doveva dare una scossa a sé e anche a un pubblico che un po' si è raffreddato dopo la sconfitta nel derby. E lo ha fatto ieri giocando dal primo all'ultimo minuto con gli occhi giusti, con l'intensità giusta. Parlavamo anche con il collega Roberto De Rossi del Piccolo. Li abbiamo visti carichi a molla fino già prima della palla 2, quindi si vedeva che proprio questi ragazzi erano consapevoli di poter far bene e infatti l'hanno dimostrato, quindi una partenza, un ottimo approccio al match, essere avanti praticamente dal primo all'ultimo minuto ha giocato come questa squadra e poi non solo Bowers e Mussini ma anche una prova a tutto tondo degli effettivi di Dalmasson, quindi direi che migliore medicina non poteva avere l'Alma per approcciare nel migliore dei modi ai playoff. Mago, so che anche tu hai fatto gli auguri alla squadra, no? Prima della gara di Montegranaro e arriva questo primato, no? Che suggella una prima parte di stagione importante. Al presidente, sì. E il presidente gli ho mandato, cioè gli ho telefonato, di solito mando il messaggio quando gioca in casa. E dopo ieri, dopo la partita, ho detto il mago ha colpito ancora. Solo che mi dispiace che non faccio uguale con la Triestina, comunque, no, come risultato, no? non perché non partecipo e anche mi dispiace tra l'altro. Va bene, allora poi parliamo anche dell'Albino Leffe che è in vantaggio per 1-0 e quindi una situazione a svantaggio della Triestina e analizziamo la situazione. Prima però diamo uno sguardo alla griglia dei playoff per quanto riguarda il basket con il nostro Alessandro. Vedete parte alta del tabellone, Trieste contro Treviglio e Biella contro Montegranaro nella stessa metà. Ci sono Treviso e Trapani, Scafati e Ferrara. Dall'altra parte del tabellone invece c'è Udine con Tortona dalla stessa parte di Casale Iesi e in basso a destra invece c'è la Fortitudo che se la dovrà vedere con Agrigento, Legnano contro Verona. Guardate il tabellone, Alessandro, cosa ti viene in mente? Intanto si va a giocare a Treviglio che ha acquistato un americano importante, no? E quindi può essere una mina vagante nei playoff. Sicuramente prendere Treviglio in questo ambito della stagione non è un grande affare, anche perché Treviglio un mese fa lottava per il play-out, quindi lottava per non retrocedere. Aveva il problema anche con Vosquil, infortunato, ha preso J.J. Fraser che è un play del 95 che comunque ha avuto un impatto clamoroso, quasi 30 punti di media partita, ieri ha messo anche 10 assist. È una squadra che è notevolmente in salute, con tanto entusiasmo, riuscire a prendere l'ultima piazza per i playoff è un qualcosa che è estremamente importante, allenata bene da coach Vertemati che conosciamo bene perché ci abbiamo giocato contro la scorsa stagione. Non sarà facile, sicuramente Trieste squadra molto più completa, con più rotazioni, però attenzione perché oltre Fraser e Vosquil
Treviglio può schierare anche Esli che è un centro, quindi è una formazione difficile, difficile da decifrare, che potrebbe cambiare pelle tra gara 1 e gara 2, quindi va affrontata con massima attenzione. Bene, rispondiamo subito agli sms. Il giocatore dell'Alma non c'è perché finita la trasferta è stato dato in libera a tutti per questa giornata. C'era il presidente Mauro alle 21.30 con noi in collegamento. Andiamo a vedere invece come è andata a Rocco, Triestina, Fano, nel racconto, nella ricostruzione della partita con gli highlights del nostro Bernardo Gulotta. Vediamo. Non è bastato l'avvio sprintoso subito determinato da parte dell'Unione per regalare nella soleggiata domenica pomeriggio triestina una gioia ai tifosi presenti a Rocco. L'avversario di turno, il Fano, ha fatto uno sgambetto non indifferente ai rossolabardati, che però a dirla tutta non hanno fatto granché per evitare la caduta. Come detto, l'avvio dei locali è tenace e bastano pochi secondi per vedere il primo attacco alla porta di Tiam da parte di Braccaletti. L'indirizzo del match è piuttosto chiaro, con la Triestina che tiene il pallone e prova ogni via per arrivare in area, il Fano che si difende con ordine per ripartire. Al 24esimo Braccaletti coglie la sponda di Arma da rimessa laterale per sgusciare in area, venendo però atterrato. Per l'arbitro non si parla affatto di calcio di rigore, bensì di simulazione, e ammonisce lo stesso Braccaletti tra le proteste dei compagni in maglia rossa. Dopo 10 minuti Lambrughi ad avere la palla gol sul sinistro dopo l'appoggio di Arma, ma lo stesso difensore spreca da dentro l'area. Se da vicino non si ha fortuna, allora perché non provarci da lontano? Avrà pensato Coletti al 40esimo, prima di lasciar partire un bolide deviato da Tiam in calcio d'angolo. Dal seguente corner Arma schiaccia la palla a terra e ancora il numero 1 del Fano neutralizza. Azione che di fatto chiude il primo tempo. La ripresa vede l'Unione partire subito in avanti. Porcari arriva al tiro ma è impreciso. Da qui una girandola di cambi e un gioco molto spezzettato fino al 75esimo, quando il Fano passa in vantaggio con Rolfini che salta Lambrughi e infila Boccanera in uscita. Il gol sorprende non poco la Triestina, che si vede sotto dopo aver controllato la partita. A testa bassa i padroni di casa caricano verso il portone di Tiam. Pozzebon ci prova col destro, tiro deviato. Dal corner il Fano riparte con Annaloro, che viene fermato da Petrella con un fallo giudicato da cartellino rosso. Si arriverà poi al 95esimo con il risultato invariato e gli ospiti che mettono a segno un colpaccio importante. Anche per l'Unione è importante, però in senso negativo, in quanto lo stop di ieri complica l'accesso ai playoff, che dunque sarà deciso nelle prossime due gare. Allora, questa è la cronaca dell'incontro. Braccaletti, so che insomma è una partita che brucia, perché le occasioni ci sono anche state, quell'1-0 al 74esimo ha chiaramente spaccato la partita, in una gara in cui la Triestina ha avuto diverse occasioni per passare in testa, ma certo non è stata la prova più brillante dell'anno. No, sicuramente è stata una prova brillante, e soprattutto il secondo tempo, perché secondo me il primo tempo comunque abbiamo creato le nostre tre occasioni, poi non siamo riusciti a finalizzarle. Il problema è il secondo tempo è stato sottotono, poco aggressivi, e dobbiamo ripartire da quel secondo tempo per capire cosa non è andato. Naturalmente noi siamo i primi delusi, perché comunque sapevamo l'importanza di questa partita in casa, perché comunque una vittoria ci avrebbe quasi matematicamente fatto andare ai playoff, però abbiamo ancora due partite, e abbiamo due partite quando altre squadre ne hanno una, quindi non dobbiamo assolutamente mollare adesso, perché sappiamo di aver dato una delusione a noi, ai tifosi, a noi stessi, alla società, però deve finire oggi, perché domani dobbiamo già pensare a queste due partite. Ecco, due partite però non facili, no? Perché Salò e San Benedettese, insomma, meglio così? Sì, perché la storia dice che noi dall'inizio dell'anno non abbiamo mai fatto bene con le squadre facili. Quindi io sinceramente sono contento che vengano partite importanti, come l'avevo detto prima del Padova, che ero proprio qua, tra l'altro, dopo la sconfitta di Teramo. E sono contento perché comunque in queste partite noi riusciamo a tirare fuori tutto il nostro organico, il nostro potenziale. Mago, la tua analisi dopo questa partita, che insomma complica un po' le cose. Adesso c'è stato anche il primo aggiornamento anche sul risultato, no? L'1-0 dell'Albino Leffe, che in questo momento metterebbe fuori la Triestina, però ha ragione anche Braccaletti, la Triestina con le piccole ha sempre fatto fatica e poi ha fatto partitoni con le grandi del campionato. Facevamo prima un conto, i punti del Fano messi vicino al Teramo, eravamo terzi sicuramente. E purtroppo ieri abbiamo assistito alla più brutta partita della stagione,
e con queste squadre qua devi partire in quarto subito il primo quarto d'ora, cercare di far gol, poi loro devono allargarsi per forza per recuperare e dare dei colpisi. C'era proprio, sembrava un virus che abbia attanagliato la squadra, cioè quando Lambrughi ha sbagliato quella palla a gol, che lui ha i piedi anche buoni tra l'altro, già vedi l'andamento della partita come andrà a finire. Perdere no, comunque loro giocavano per non perdere proprio, poi quando hanno trovato il gol su purtroppo una paperetta, perché comunque uno che ha giocato ne ha fatte papere, tutti abbiamo fatto papere, però dico è stato veloce la punta loro, il piccolino l'ha bruciato sullo scatto e ha fatto il gol a Rasolo, e poi sono difesi come dannati, la partita si è incattivita perché abbiamo detto subito, secondo tempo se rimane 0-0 cominciano a volare qualche calcio, qualche spinta, qualche parolaccia, qualcosa, tanto è vero che abbiamo pagato noi con espulsione, ammonito Pizzo che domenica non sarà perché era diffidato e tutto il resto. Dispiace perché si era convinti che sapevamo che il Fano era una nostra, chiamiamola così, bestia nera, perché l'andata abbiamo perso anche, però mi consola il fatto che Bracaletti è venuto qui a esponersi, a mettere la faccia, e questo è un merito veramente. Certo, è importante. Michele è contento, poi parleremo chiaramente anche della promozione del Monfalcone, ma so che tu sei un grande tifoso dell'Unione, triestino doc tra l'altro. Che opinione hai del momento triestina, che insomma deve provare a raggiungere questo traguardo dei playoff, e ha vissuto una stagione abbastanza altalenante sostanzialmente, no? Con grandissimi anche risultati in trasferta e poi adesso un momento più difficile. Sì, certo, è proprio da questo che è stato detto poco fa, che contro squadre di caratura alta la Triestina ha sempre fatto bene. Quest'anno sì, sono riuscito a seguirla poco meno perché appunto gli impegni, certo, erano sempre in contemporanea, e obiettivamente è stato un campionato dove non capivi il reale valore della Triestina, nel senso vedevi le posizioni alte avvicinarsi e due domeniche dopo magari due risultati non giusti e eravamo di nuovo a galleggiare in quella mezza classifica. Adesso sono lì, bisogna tirare sulle maniche due partite, sanno benissimo sopra l'importanza che hanno, e poi insomma parlerà sempre il campo per loro. Michele, tiriamoci su un po' di morale con la tua, intervista, imitazione che ha fatto il giro del mondo mediatico italiano, Sky, Eurosport, Gazzetta, insomma se ne sono occupati tutti, perché il punto di riferimento, l'uomo che ha imitato è chiaramente Buffon nel post partita, disperato post vittoria, però uscita dalla Champions League al Madrid dopo quel rigore concesso appunto al Real. Sentiamo prima il Buffon vero, poi il Buffon strano. Tu devi avere la sensibilità che ogni uomo deve avere in dote. Lui con quelle due scelte finali ha dimostrato veramente di essere un killer, di essere un animale, perché solo uno che ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore può decidere e può prendere due scelte. Secondo me un arbitro in seconda categoria non può venire a Monfalcone e permettersi di non avere la sensibilità di espellere un ragazzo di 40 anni che ci mette il cuore per un rigore netto. No, però se dai un rigore del genere e mi espelli al terzo minuto, vuol dire che al posto del cuore c'hai una cassa di birra. Michele, cosa è successo dopo? Prima mi raccontavi, ti ha chiamato il mondo praticamente. Sì, che è stata una cosa preparata, ma dal punto di vista così collaborativo con gli amici della trasmissione che segue il calcio dilettanti,
Durante l'intervallo, io essendo stato espulso al terzo minuto, ho avuto tutta la partita da guardare dalla tribuna e i vari amici tifosi del Monfalcone, scherzando, mi prendevano un po' in giro dicendo: guarda, va bene imitare il tuo idolo, però lui è stato, anche là c'è la differenza, lui l'ha fatta a 30 secondi e tu l'hai fatta troppo presto. E questa cosa mi è rimasta e poi a fine partita ho voluto sdrammatizzare alla fine un errore che è costato l'espulsione, è costato la sconfitta alla squadra, nonostante la bravura del mio collega Galessi che è riuscito a neutralizzarlo quel rigore, quindi ha tenuto tutto in piedi. E così è partito tutto, video su Facebook, pubblicità per la trasmissione la sera, l'improvviso sei a casa con la famiglia, Striscia la Notizia e vedi il tuo faccione là, e da là è partito tutto. Sì, finito dappertutto. Pomeriggio si monitoravo la situazione perché Piero Giacomelli mi ha scritto un messaggio: sono a Coverciano, raduno degli arbitri, sono tutti che stanno ridendo e non capivo ancora il perché. Pochi minuti, ore dopo, diciamo, ho visto e vabbè, è partito. Sandro, un genio del marketing mediatico inconsapevole, eh? Sì, forse inconsapevole. È il chiaro esempio di real time marketing proprio ad hoc. Bravo Michele, bravo. Vabbè, insomma, ha fatto veramente il giro dei network questa dichiarazione, insomma è giusto anche un po' sorridere. Alle 21.30 saremo in collegamento con il presidente dell'Alma Gianluca Mauro, giustamente per sentire anche la voce della società dopo il primo traguardo raggiunto, anzi il secondo, vista la vittoria della Supercoppa a inizio stagione. Ma volevo fare il primo flash sul fronte mountain bike con Stefano Sandrin, andando a vedere le immagini relative ai Gravity Games, ovvero queste due giornate nel secondo fine settimana di aprile, in cui quasi un centinaio di riders si sono sfidati nel dual slalom sul percorso con salti e paraboliche allestito al Trieste City Bike Park Tre Cammini di Cattinara. Vedremo immagini veramente spettacolari con il nostro Sandrini, istruttore di mountain bike della SD 360, un movimento in crescita e uno sport, insomma, che raccoglie sempre più adesioni tra i giovanissimi. Assolutamente sì, il mondo del mountain bike appunto sta spingendo tantissimo queste discipline più spettacolari, soprattutto fra i giovani. Noi come associazione siamo nati recentemente, perché abbiamo circa 6-7 anni, ma abbiamo da subito avuto un progetto, un'idea di coinvolgere appunto i ragazzini, perché proprio a livello locale mancava una società di riferimento che lavorasse con i ragazzi, li facesse crescere e soprattutto poi il discorso degli eventi. Abbiamo deciso di creare degli eventi rappresentativi di queste discipline che potessero dare uno sfogo agonistico appunto a questi ragazzi che si allenano con noi tutto l'anno. Vedo qui caschetto, poi gli occhialoni tipo sci o snowboard e poi giù. Esatto, disciplina tecnica, protezioni assolutamente obbligatorie, la disciplina non è pericolosa, però iniziando subito da bambini riescono ad acquisire quelle capacità tecniche che poi gli permetteranno di diventare dei bravi riders. Altamente spettacolare. E poi come il movimento, cioè gli atleti nostrani in questa categoria, qui sono i piccoli, poi vedremo chi grandi. Diciamo che già adesso con i nostri ragazzini cominciamo a avere i primi risultati, soprattutto nell'enduro, che è una disciplina diciamo più nuova, più recente. Abbiamo già conquistato vari titoli regionali, Triveneto e così via, e proprio stiamo creando questo lavoro di crescita di questi ragazzini, cercando di farli soprattutto divertire, perché fino ai 12 anni devono prendere la bici proprio come un divertimento, e poi appunto iniziandoli a livello di preparazione atletica per i campionati, i circuiti più importanti. Sono maschi e femmine? Maschi e femmine, chiaramente la percentuale di ragazzine è minore, soprattutto poi in fase avanzata, però quelle che lo praticano vincono, perché in effetti sono molto brave. Tra l'altro, insomma, un circuito, insomma, che vede paraboliche, discese, salti, quindi vari aspetti di questa disciplina oltre all'andare in bici in sé. Esatto, esatto. Poi questo è un po' il nostro sogno, il nostro progetto che stiamo coltivando già da qualche anno. E la pista di sci d'erba di Cattinara è andata un po' in disuso perché lo sci club non esiste più. Abbiamo fatto una proposta di acquisizione dell'area al comune per avere una concessione a lungo termine. Proprio in questi giorni firmeremo un contratto ventennale per poi realizzare il primo bike park a livello cittadino.
perché questi bike park stanno crescendo a vista d'occhio nelle località montane, dove appunto la stagione invernale sta durando sempre meno per mancanza di neve, forse a parte quest'anno, e quindi d'estate le strutture che vengono costruite in queste zone danno l'opportunità di usare gli impianti di risalita, diciamo, in maniera importante. Noi, avendo questa disponibilità di questo posto, vogliamo appunto realizzare nei prossimi anni un bike park di dimensioni chiaramente ridotte, però in una città. Benissimo, poi vedremo anche immagini di altre manifestazioni, qui si va veramente su salti di un certo livello, di una certa difficoltà, e qui siamo sul sentiero invece, no? Esatto, questa disciplina dell'enduro, dove con i mezzi attuali che si sono evoluti negli ultimi anni si fa sia la salita pedalata, ma soprattutto poi la gara viene calcolata in discesa. È tipo un rally automobilistico con dei tempi imposti in salita e poi le prove cronometrate in discesa. Bene, insomma, torneremo a vedere tra un po' le immagini spettacolari di mountain bike. Chiedo in regia di avvisarmi nel momento in cui siamo in collegamento con Gianluca Mauro, presidente di Alma Trieste. Rispondo subito all'SMS che diceva: nessun commento positivo rispetto ai 7.000 della volta scorsa al Pala Trieste o al Marina, che dir si voglia. Evidentemente chi ha scritto non ha visto il Caffè dello Sport, visto che la copertina di quasi 3 minuti è stata dedicata proprio a quello, oltre che il servizio, proprio per far vedere, comunque indipendentemente dal risultato finale, lo spettacolare impatto del tifo triestino, che sicuramente tornerà a essere quel muro rosso all'Alma Arena che abbiamo visto anche negli scorsi playoff. Mentre arrivano ancora complimenti a Godeas e al Monfalcone e anche un Forza Triestina, che insomma ha visto tanti SMS, insomma, non certo rosei sull'Unione, fa bene la squadra, fa bene al cuore. Sentiamo se c'è il presidente, buonasera. Ancora un attimo per collegarci. Allora, andiamo ancora con Alessandro Asta, una battuta sul fronte dei due uomini più in forma. Bowers, che dopo una prima parte di campionato con infortuni e problemini vari ha recuperato la forma migliore e in questo momento è un po' il trascinatore, e il nuovo arrivo Mussini, che viaggia quasi a 14-15 di media dal suo arrivo a Trieste, quindi ha avuto un impatto molto forte. Sì, Bowers innanzitutto è quello che sta dando in queste ultime partite l'approccio mentale e fisico migliore a inizio partita, perché anche ieri, come era successo nel derby, ma soprattutto ieri, è andato subito in doppia cifra di realizzazione, ha dimostrato di avere la mano vellutata da lunga distanza, ha dimostrato leadership, che è quello che gli si chiede, non solo in un giocatore americano, ma un giocatore come lui che bene o male ha passato una stagione abbastanza travagliata dal punto di vista fisico. Per quanto riguarda Mussini, paradossalmente il fatto che ci sia tornato Fernandez nelle rotazioni non potrà che aiutarlo maggiormente, perché abbiamo visto anche ieri, insomma, in un paio di minuti loro due assieme, è un altro giocatore che sta dando un certo tipo di leadership. L'abbiamo visto anche a Piacenza in un momento difficile con Trieste, che è poi riuscita poi a districarsi da quella trasferta, però bene o male è un giocatore che dimostra di aver tanta voglia di rivalsa dopo quello che è stato, quella che è stata l'ultima parentesi a Reggio Emilia, e quindi avere a disposizione un giovane, un giocatore così, che ha proprio fame di certo giocare e fame di distinguersi, per Trieste è molto molto importante. Dovremmo avere il presidente, buonasera. No, non risponde. E ci siamo appena sentiti via WhatsApp, quindi se lo chiamate lui vi risponderà subito. Andiamo proprio a fare gli assistenti di studio tra di noi. Scendendo in campo in Serie D, quindi non sono riuscito a leggere tutto l'SMS riguardo alla Triestina, tra un attimo comunque ci arriviamo. Allora, se mi dicono dalla regia che al momento non è possibile, allora vediamo, ci spostiamo di fronte, torniamo alla Triestina con la doppia intervista Principalli-Acquaro nel dopo partita, dopo la gara di Fano. Sentiamo. Quando c'è un'orchestra, no, che suona e stona, no, il direttore d'orchestra ha sbagliato, giusto? Allora penso che se oggi abbiamo stonato ha sbagliato il direttore d'orchestra, quindi ho sbagliato io. Sicuro la responsabilità è un po' di tutti, no?
giusto lui come allenatore, come capo, diciamo, si prenda le responsabilità, ma io da giocatore sinceramente non posso essere soddisfatto, perché la partita giocata male come oggi, non... Io vorrei chiedere scusa un po' a tutto l'ambiente, specialmente ai tifosi. E niente, cioè magari da parte nostra fare proprio un esame di coscienza ognuno di noi. Io non riesco a capire che se gli altri battagliano e fanno la guerra e rompono i c***i con due attaccanti e basta, no? Che poi non tirano mai in porta, però ti rompono le scatole, no? Perché noi non riusciamo, avendo non due attaccanti, 5-6 giocatori, no? A rompere le palle ai difensori avversari, e allora è colpa mia. Secondo me il Fano ha meritato la vittoria, ma non per quello che ha creato, ma per quello che non abbiamo fatto noi. Ed è brutto dirlo, è così, con questo atteggiamento qui noi non andremo mai da nessuna parte, l'ho sempre detto, che noi i punti, le vittorie che abbiamo fatte, quelle belle, perché ci abbiamo messo qualcosa in più dell'avversario. Quando non giochiamo in quel modo lì, quando noi pensiamo di essere superiore all'avversario, andremo sempre in difficoltà. E appunto ho fatto fatica anche oggi. Allora, parole forti da parte di mister Principalli e il capitano, che insomma ha detto, ha invitato una riflessione. Braccaletti, era un po' quella che era, credo, anche un po' l'atmosfera per quanto riguarda Aquario che c'era nello spogliatoio, no? Da quello che mi sembra aver capito. Nel senso, sì. Purtroppo il nostro campionato è stato così, cioè questa è stata una costante, quindi molto probabilmente ci sono dei problemi di base, ecco. Cioè, quindi, perché sappiamo tutti che se una cosa persiste nel tempo vuol dire che c'è un problema, molto probabilmente siamo una squadra così e dovremmo lavorare, ma sono convinto che in questo campionato non ci voglia molto per cambiare, non ci vuole molto per fare bene, non ci vuole molto per fare malissimo. La linea è sottilissima e quindi mi sembra anche inutile adesso parlare del passato a due giornate dalla fine. Ripeto, noi abbiamo due giornate da giocare e i playoff speriamo da giocare, perché il nostro obiettivo, anche se all'inizio dell'anno si diceva una salvezza tranquilla, non è mai stato quello, insomma, abbiamo sempre voluto entrare nei playoff. Quindi è quello, se non riusciamo ad arrivare ai playoff sarà un fallimento, se la Triestina arriverà ai playoff si giocherà le sue carte. Mi piace fare i conti alla fine, è normale in questo momento, ci siamo assunti le nostre responsabilità, ci prendiamo la collera dei tifosi, degli addetti ai lavori, va benissimo, ma non sono una persona che in una domenica butta via tutto quello fatto in un anno, anzi assolutamente. E vedo questo come un altro modo per capire cosa non dobbiamo fare. Mago, c'è da dire che Principalli però si è assunto con grande responsabilità addirittura la colpa, cosa che molti allenatori, va detto, non fanno in queste situazioni, no? Io penso che la prima cosa che deve fare, proprio come ha detto lui è il direttore d'orchestra, e se l'orchestra stona è anche colpa del direttore. Io quello che non capisco di Aquaro, che poi gli voglio anche bene, un bravo ragazzo, eccetera, il fatto che giocando quelle squadre deboli e ogni volta noi falliamo, se è cominciato a diventare una costante, fare brutte partite con le squadre deboli, allora bisogna cambiare, bisogna fare qualcosa per arrivare contro le squadre deboli a non avere sempre la costante di giocare male e perdere. Questo è il discorso. Poi il fatto di come si chiama il mister, logico, dice loro hanno due attaccanti e però un gol lo trovano, noi mettiamo quattro, allora bisogna cambiare anche là, cioè, evidentemente c'è qualcosa che non quadra, io posso mettere anche sette attaccanti, la Juventus gioca con quattro attaccanti però e Higuaín torna e Mazzucchelli torna, cioè c'è tutto un altro discorso, l'abbiamo fatto già tanto tempo, per l'amore di Dio non è una colpa di Principalli, che sia ben chiaro, però se io diventa per me una costante giocare con le squadre deboli e perdere sempre, qualcosa devo cambiare. Abbiamo in collegamento ora il presidente dell'Alma Trieste, Gianluca Mauro, se riusciamo anche a sistemare il ritorno. Gianluca, buonasera. Buonasera.
Buonasera a tutti. Allora Gianluca, primo obiettivo dopo chiaramente la Supercoppa, ma ormai nel passato di tempo, conquistata la regular season, Alma prima assoluta tra l'altro ambo gironi, quindi fattore campo garantito per tutti i playoff, una soddisfazione, un obiettivo raggiunto importante. Beh sì, innanzitutto fammi salutare il mago perché lui, non so, prima stavo giocando con mia figlia, davvero sentivo e non sentivo l'inizio. Che ti telefona, che mi manda i messaggi a seconda se la partita è in trasferta o è in casa, quindi mi fa da portafortuna e di solito insomma ci prende sempre, quindi un saluto affettuoso prima a lui insomma, che ormai mi conosce e mi sopporta da 2 anni. Sì, diciamo che la cosa positiva è che bisogna ricordare che noi siamo stati primi dalla prima giornata in classifica e siamo sempre rimasti primi e finiti primi. Ora ci siamo guadagnati questo piccolo vantaggio in caso di Bella, per cui diciamo che adesso ci apprestiamo a fare un altro campionato, comunque le cose sono diverse, dobbiamo rimanere concentrati con le facce giuste come quelle di ieri, con gli occhi giusti come quelli di ieri, e da lì cominciare il percorso per tentare di raggiungere l'obiettivo. L'importante è che ogni partita la giochiamo con l'intensità giusta, con la volontà giusta, con gli occhi e il coraggio giusto. Ecco, guardando il tabellone dei playoff, hai già fatto qualche riflessione rispetto alle possibili avversarie? Tra l'altro ritroviamo Treviglio, vediamo le immagini proprio delle serie dell'anno scorso che abbiamo montato poi per farvi vedere il servizio di come andò l'anno scorso. Ma sai, rispetto alla settimana scorsa, come avete ben visto, sono cambiate le cose. Possiamo cantarla, suonarla in che lingua vogliamo, però adesso ogni partita farà storia a sé, quindi chi ci capita va bene, tanto prima o poi se passi il turno passi un altro, comunque le devi affrontare tutte, no? E chi passa il turno dall'altra parte come lo passi tu, comunque vuol dire che è più forte dell'altra squadra, quindi andiamo avanti senza fare calcoli, e basta che noi andiamo avanti convinti e secondo me ci potremo togliere qualche bella soddisfazione. Tra l'altro è rientrato Fernandes, da Rossi invece ha qualche problemino, ma non pare nulla di così grave, no? No, Don Matteo ha un risentimento, però insomma giusto per rimanere con la media di quest'anno che è 1/2, ne abbiamo sempre avuti fuori. Chissà il giorno che dovremo finalmente poter scegliere cosa succederà. Quindi è stato un anno anche travagliato da questo punto di vista, perché insomma magari rispetto all'anno scorso che i problemi li abbiamo avuti appena appena nel finale con Green con Parks, allora e quest'anno li abbiamo avuti per tutto l'anno, per cui ci abbiamo fatto l'abitudine, ma adesso insomma speriamo di recuperare tutti i giocatori. No, del Presidente insomma un po' di soddisfazione c'è, adesso ovviamente l'obiettivo è un altro, ma insomma comunque chiudere primi ambo gironi, vista anche la differenza canestri, penso che insomma sia un primo risultato acquisito. Sì, no, noi siamo estremamente soddisfatti, no? Quest'anno guardavo i dati ieri, abbiamo al di là dei dati sportivi che sono agli occhi e alla gioia di tutti, abbiamo anche dei dati in termini di pubblici, in termini di pubblico che vanno ben oltre le nostre aspettative e ben oltre quello che abbiamo fatto l'anno scorso, gli spettacoli del nostro palazzetto, poi abbiamo le interazioni anche su internet, insomma abbiamo poco da dire. Trieste è una città da 200.000 abitanti, ma noi abbiamo un pubblico che secondo me è un pubblico ma inteso in generale, se non è il terzo d'Italia, insomma poco ci manca, quindi l'ennesima conferma che Trieste è la città del basket e che segue la città del basket. Magari tante volte dovrebbe scoraggiarsi un po' di meno e dovrebbe pensare a dove piano piano si cerca di riportarla, però insomma i dati sono quelli ed è anche una città entusiasta. Grazie Gianluca, si parte domenica, giusto?
Scusate, sì, ci vediamo domani. Io volevo fare una cosa che sai che a me è molto cara, approfitto della trasmissione. Sì. Ci stanno arrivando una valanga di richieste di accrediti, pseudo accrediti, giornalisti, televisioni, sì. Dirigenti di Stefanel, dirigenti. Io dico solo una cosa, Gianluca Mauro, Luigi Stavone che è il socio di riferimento e tutti gli ospiti di Alma, tutti gli sponsor di Alma pagano il biglietto per i playoff. Quindi come paghiamo noi devono pagare tutti, perché noi siamo l'esempio e chi non deve pagare il biglietto sono solo chi non può permetterselo e noi tramite i nostri circuiti interni sappiamo benissimo chi può permetterselo. Bueno, mi dispiace ribadire questa cosa, però questa è una cosa a cui ci tengo, ci tiene la società e soprattutto ci deve tenere la società, ci deve tenere la città soprattutto che comunque non smette mai di crederci e di seguirci. Recupera un vecchio slogan della, no, della Virtus, chi ama il basket e può permetterselo è giusto che lo paghi. Bene, invito insomma a aprire anche nel loro piccolo il portafoglio a coloro che possono, anche perché di solito quelli che vanno, no, in curva in altre parti del palazzetto pagano tutto l'anno, quindi insomma è giusto che chi può insomma paghi il biglietto. Grazie a Gianluca per il suo intervento. Mago, vuoi dire qualcosa? Grazie a tutti, ciao ciao Mago. Ciao. Mi sono dimenticato della ribolla. Bene, così ti fai di bocca al lupo. Prima della pubblicità volevo fare una battuta però con Michele Contento, perché non abbiamo parlato del Monfalcone che con un percorso straordinario insomma ha ottenuto la promozione in prima categoria grazie a insomma, una squadra solida, insomma poi impreziosita da 26 gol di Godeas, qualcosa del genere. Qualcosa, sì, gol più, gol meno. Abbiamo perso il conto. Sì, sì. No, abbiamo fatto quello che era, che c'era da fare. Monfalcone dopo la disavventura della mancata iscrizione in Serie D ha alzato bandiera bianca, ha accettato la retrocessione nell'ultima categoria dei dilettanti. Il programma è di risalire più velocemente possibile verso i campionati che forse più appartengono alla città di Monfalcone. Quest'anno abbiamo fatto il secondo passo con una marcia abbastanza trionfale. Abbiamo una squadra importante con dei giocatori importanti che nella categoria non c'entrano, abbiamo dei giovani che stanno crescendo e adesso finiremo. Insomma, il futuro guarda in alto, insomma. Ma sì, gli obiettivi appunto sono quelli. E questi 2 anni hai bruciato via 2 campionati scomodi per il tuo nome, diciamo così, e adesso sei là e devi essere bravo per portarmi fino all'eccellenza di nuovo, poi 40 me ne vado. Hai già deciso l'operazione. Io finirò, penso, credo di finire a Monfalcone, diciamo, la mia avventura da portiere. È chiaro che mi farebbe piacere, avendo sposato questo progetto dalla terza categoria, arrivare più in alto possibile. Se saremo bravi, insomma, potrei farcela anche coi tempi. Mago, non so se hai visto i muli triestini che facevano parte della rosa. No, i muli triestini giocano con la col Beretti della Triestina, e i muli triestini ne abbiamo uno che gioca in prima squadra a Pizzul e gli altri sono nel Beretti, qualcuno anche promette, sono i 2000-2001, qualche 2002 anche, però se noi abbiamo una rosa di 28-27 giocatori, andiamo in campo in 11 e abbiamo 13 in panchina, più infortunati che non possono giocare, sono altri 3-4, sono 27-28, e i giovani resteranno purtroppo a guardare, a meno che non sia un fenomeno. Ecco, c'è un giovane che voglio dire una cosa, Hidalgo, e ieri ha giocato, mi pare, gli ultimi 20 minuti, è un giocatore, ecco, un 99, che promette molto molto bene. Ecco, Bracaletti, no? Insomma, era arrivato tra l'altro con grandi attese, doveva insomma anche adattarsi al tipo di categoria, al gioco più fisico, però insomma, sapevamo, un giocatore che ha grandi numeri e che speriamo che in futuro possa dare una mano, no? Sì, sì, è un giocatore che ha indubbie qualità tecniche, nel senso in allenamento l'abbiamo notato più volte, è normale che
è difficile impattare con la Serie C, secondo me, proprio perché comunque è un campionato che prima di volere le qualità tecniche vuole delle qualità fisiche e agonistiche, e lui sta lavorando su questo e già secondo me è entrato anche abbastanza bene in un momento molto difficile della squadra, ecco. È entrato in un momento in cui la pressione era altissima e ha fatto quello che doveva, insomma, lui ha fatto assolutamente il suo. Sì, Bene, speriamo insomma di rivederlo anche in campo con le sue qualità. Un attimo di pubblicità, riprendiamo, visto che ho visto un SMS proprio con il Venulia Rugby che è un passo dalla promozione. Subito dopo la pubblicità vediamo il servizio, poi parliamo anche ancora di mountain bike, dobbiamo vedere anche altre cose, tra cui la bellissima mostra sulla Triestina che ha aperto la settimana scorsa. Tra qualche istante. Riprendiamo il caffè dello sport, come promesso riprendiamo con il rugby perché il Venulia è a un passo, manca un solo punto alla storica promozione in Serie B che manca dal 1974, 700 persone a seguire l'ultima partita con i bambini con i volti colorati, con le insegne della squadra, addirittura con la scritta Mai Molar, bellissimo, vediamoli. Stadio Irvati di Prosecco, 700 persone di rosso vestite, la partita più importante del campionato di C1. Andava infatti in scena lo scontro diretto tra Venulia, primi in classifica del girone, e la sua diretta inseguitrice Rugby Feltre, a 5 punti di distanza, unica ad essere riuscita a battere i triestini nel girone d'andata. La partita inizia male per Trieste che a causa di un'ingenuità subisce un intercetto e una meta nel primo minuto di gioco, una vera e propria doccia fredda. I giuliani però reagiscono immediatamente, prima accorciando le distanze con un calcio di punizione di Paris e poi trovando il vantaggio grazie alla meta di Godina. I primi minuti sono un continuo cambio di fronte, tanto che Feltre torna in vantaggio grazie a un calcio di punizione. Al 20° il direttore di gara Meneghini assegna un cartellino giallo a un giocatore ospite e in superiorità numerica il Venulia riprende fiducia. Una meta del potente pilone triestino russo e la conseguente trasformazione di Fassina portano il punteggio sul 15-10 per i padroni di casa, ma pochi minuti più tardi il Feltre dimostra di meritarsi il secondo posto accorciando nuovamente le distanze con un altro calcio di punizione. Negli ultimi 5 minuti del primo tempo la svolta, Esposito sfonda per due volte sfruttando anche le ottime giocate dell'apertura a Miccoli e va a marcare due mete entrambe trasformate da Paris. Un calcio di punizione del Feltre quasi allo scadere fissa il risultato sul 29-16 per Trieste che si è già assicurata perlomeno il punto di bonus in virtù delle 4 mete segnate. Tutti si aspettano un secondo tempo equilibrato ed invece i primi 10 minuti della ripresa vedono un Venulia devastante sia in attacco che in difesa. C'è solo la squadra triestina in campo e prima una meta di Steele e poi una di Zornada mettono di fatto fine alla partita. Risultato finale 46-21. Ora il divario tra la prima e la seconda si allarga a 10 punti in classifica. Mancano solo due partite e solo un punto per festeggiare l'agognata promozione in B che manca a Trieste da lontano 1974. Bella partita, bella atmosfera, insomma traguardo storico vicino. Prossimo appuntamento a Belluno domenica prossima, mentre tutti i triestini sono invitati al campo dell'Ervatti il giorno 6 maggio alle 15.30 quando ci sarà l'ultima partita della stagione contro il Pordenone. Flash con Alessandro Asta perché su questi ragazzi due parole bisogna spendere. Grande settore giovanile, 300 più ragazzi per uno sport che a Trieste, insomma anche qui ha una nicchia importante. Sì, ma io partirei anche soprattutto da 700 spettatori per una partita di pool promozione di Serie C, che è un qualcosa di straordinario, di clamoroso. Venulia sta lavorando benissimo, li stiamo seguendo con attenzione a City Sport perché veramente fa parte, è una di quelle società virtuose a dir poco. Il discorso, come giustamente hai detto tu, del settore giovanile è solo la punta dell'iceberg. Ci sono idee molto molto chiare, un campionato seguito proprio in una maniera splendida e strepitosa, con tante vittorie importanti e nette, anche in questa pool promozione in cui c'era qualche timore da parte di cani sciolti, come vengono chiamati da amici detti ai lavori, che ci poteva essere qualche problema insomma, per
incontrare quelle che sono le squadre più forti di questo raggruppamento, però poi insomma i fatti hanno dato ragione a una squadra molto ben allenata da Metz Pribac, che sta dando veramente tante soddisfazioni e merita assolutamente questa promozione. Dovremmo avere al telefono invece Ilaria Colauti, coach delle ragazze della pallanuoto, che mercoledì 25 aprile giocano contro il Padova, una partita importante. Buonasera Ilaria. Buonasera. Buonasera, allora raccontaci, arriva una sfida importante per la fase finale del campionato. Sì, assolutamente una sfida importante da non sottovalutare. E la compagine Patavina la conosciamo molto bene, ha un gruppo di giovani che conosciamo per via di tutte le categorie giovanili, e aiutate però, supportate da giocatrici di esperienza che fino all'anno scorso, due anni fa, giocavano in Serie A1 con il plebiscito Padova e vincevano gli scudetti. Quindi massima attenzione, anche perché abbiamo da risollevare un po' insomma la prestazione e il morale dopo, diciamo, il mezzo passo falso in casa di domenica 15 aprile, dove abbiamo pareggiato una partita comunque alla nostra portata. Ilaria, da qui a fine campionato il cammino vostro all'orizzonte? Allora, sono ancora 6 partite da giocare, le 3 partite in casa sono contro le 3 squadre che ci precedono in classifica, mentre le 3 partite in trasferta che ci aspettano sono contro 3 squadre che lottano per salvarsi o di mezza classifica. Quindi tutto sommato un calendario interessante da un punto di vista, da una parte magari agevole, però con molte molte insidie, perché comunque gli appuntamenti casalinghi saranno delle belle partite, equilibrate e di un elevato tasso tecnico, e poi andremo invece a giocare su dei campi difficili, magari con squadre un po' più inferiori a noi da un punto di vista tattico e fisico, ma che avranno bisogno di conquistare dei punti. Bene, grazie Ilaria, grazie per il tuo contributo, in bocca al lupo anche alle orchette. Noi invece, prima di tornare alla Triestina, facciamo un nuovo flash sul fronte mountain bike, guardando le immagini di mountain bike in action con il nostro Stefano Sandrin, per parlare invece anche degli atleti, no, più formati, quelli che insomma si giocano i titoli nelle varie categorie. Spieghiamo un po' come funziona, che tipo di categorie ci sono e insomma a che traguardi si possono raggiungere, mentre vediamo altre bellissime immagini. Esatto, noi abbiamo iniziato appunto proponendo un evento di enduro 7 anni fa, e era appunto la prima edizione dove abbiamo portato questa nuova disciplina qui a Trieste, ed è stato un successo fin da subito, chiaramente grazie alla bellezza del nostro territorio. E i sentieri chiaramente sono la parte più importante di andare in bicicletta, abbiamo dei paesaggi, appunto vediamo le immagini, meravigliosi. Abbiamo avuto dei riscontri incredibili, soprattutto dagli atleti stranieri. Abbiamo avuto tantissimi atleti che venivano dalla Cecoslovacchia, dall'Ungheria, Slovenia, Croazia, Austria, e man mano che la gara cresceva di livello appunto qualitativo, sono cresciuto anche il livello, diciamo, degli atleti. Abbiamo avuto campioni mondiali, campioni europei che hanno frequentato appunto le nostre zone, e hanno dato risalto appunto sia alla manifestazione che anche a noi come organizzazione, diciamo, dell'evento. Straordinarie immagini della Varosandra, che ci portano insomma anche a quello che si può fare a livello agonistico e non nelle nostre terre, sul Carso, che è il vostro terreno, diciamo così, di allenamento. Assolutamente sì, la promozione del territorio è una priorità appunto dell'andare in bicicletta. Uno che organizza un evento deve sempre pensare come coinvolgere il territorio nella maniera più larga possibile. Quindi c'è sempre un supporto di logistica, di vari volontari che vengono a dare appunto una mano nel corso della manifestazione, e cerchiamo appunto di coinvolgere soprattutto la ricettività alberghiera, che è importantissima. Ecco. Parliamo anche di discipline. Prima vedevo quella che è un po' la discesa, che è una delle discipline più spettacolari. Esatto, esatto. Queste discipline gravity si suddividono appunto nel downhill, caratteristico appunto dove c'è un punto di partenza e un punto d'arrivo in un unico percorso. L'enduro invece, che all'interno di un circuito unico ci sono varie prove speciali, e quindi il percorso molto più lungo, ci vuole tanta resistenza in salita e tanta abilità poi in discesa. Ecco. Bene, Mago, hai mai provato? No, non ho provato.
Ti vedo affascinato. No, però. Sì, affascinato perché sono giovani, sono bravissimi. Volevo rispondere a un messaggio. A un SMS. Sì, di su milanese. Molti parlano di milanese, qui c'è la risposta. Guai no? Toccarlo. Nessuno ha mai toccato milanese e mai lo toccherà. Noi stiamo parlando della squadra, delle prestazioni, non parliamo della società. Milanese fa parte della società e sicuramente guai chi lo tocca, perciò non andiamo oltre a quello che noi non diciamo. Poi c'è anche un discorso, Mago, no? Che quest'anno era il primo anno in Serie C, quindi un anno di costruzione, ovviamente anche tante vittorie che hanno galvanizzato l'ambiente, hanno creato grande entusiasmo, certo. eccetera. C'è da dire che quelli che erano i programmi societari era quello di quest'anno di creare una, diciamo, una società solida per la categoria e il prossimo anno magari di fare qualcosa. Ma di guarda, io so, a parte quello che hai detto che non devo fare previsioni dei play-off, io sono ancora convinto che andiamo ai play-off perché domenica dobbiamo vincere. E quella, l'unica cosa che chiedo, la prossima partita in casa, che la gente venga, perché abbiamo bisogno del tifo. Ieri eravamo pochi, pochissimi. Questa è la classifica: Padova 59, San Benedettese 52, Reggiana 51, Sudirol 49, Bassano 47, Mestre 46, Ferrabisaro 46, Pordenone 45, Renate 44, Triestina 42. Bisogna vedere l'Albino Leffe cosa ha fatto stasera. Bisogna vedere l'Albino Leffe perché con una vittoria passerebbe in vantaggio sulla Triestina, poi lo controlliamo. Bracaletti, le tue impressioni, considerando che bisogna giocare insomma proprio le ultime due partite con Ferrabisaro e San Benedettese, dicevamo bene, ma chiaramente saranno sfide importanti. Difficilissimo, insomma, andiamo nel campo della Ferrabisaro che è l'ultima partita che gioca quest'anno il campionato, perché poi riposa l'ultima partita, quindi per loro è l'ultima partita e vengono da due sconfitte e vorranno sicuramente appunto blindare oppure soprattutto non perdere, perché se dovessero perdere rischiano veramente anche loro in una giornata storta di ritrovarsi a rischiare di uscire dai playoff, quindi è una partita complicatissima come quella della San Benedettese l'ultima del calendario, ecco. San Benedettese, che anche lei è andata sul campo di Pordenone, ha preso 4 gol, quindi sono squadre che come noi diciamo sono un po' alla ricerca di loro stesse, ecco, perché comunque sono al di sotto delle aspettative, perché Ferrabisaro doveva arrivare tra le prime quinte, San Benedettese doveva lottare per il campionato, è in una buona posizione, però è una piazza scontenta, quindi ci andiamo a giocare le nostre carte come abbiamo sempre fatto. Quanti anni hai giocato a Salò? 7. 7. Ecco, quindi hai ben idea, ci puoi fare un bel quadro di quella che è la formazione, sì, che andiamo a incontrare, i punti di forza. La formazione è una formazione di prim'ordine, perché, ripeto, è stata costruita per arrivare tra le prime 3-4 posizioni. Ha avuto delle difficoltà perché ha cambiato allenatore, ha cambiato direttore sportivo, proprio per questo, perché era al di sotto delle aspettative. Comunque troveremo un ambiente che... non è sicuramente quello di Trieste, perché Salò è una piazza tranquilla, allo stadio insomma ci vanno forse un decimo delle persone che vengono a Trieste, però la caratura tecnica della squadra è alta. Infatti a Trieste la più bella partita che abbiamo fatto, ti ricordi? Sì, è stata con Salò. Sì, me la ricordo, mi ha fatto una vittoria bellissima, sì, 2-1, una 2-1 partita, bellissima. Tra l'altro una partita bellissima dove ci sono state occasioni da una parte e dall'altra. È stata una delle più belle vittorie in casa. Sì, ho detto, la più bella partita. Michele, guardando anche tu la classifica della Triestina, la situazione, che impressione ti sei fatto? E, insomma, che idea hai per questo proseguo di stagione? Perché poi, insomma, se tutto va bene, noi incrociamo le dita, poi ci sono questi play-off che hanno questa formula clamorosamente complicata, ma insomma, aprono intanto uno spiraglio di promozione, anche se è molto difficile, ma soprattutto abituano la piazza anche a questi finali di stagione, insomma, in cui ci si gioca tutto. Sì, sarebbe, diciamo che la conquista dei play-off servirebbe appunto a dare comunque un'ulteriore spinta a una città, a dei tifosi che hanno avuto tanta pazienza e hanno sopportato e passato anni un po' così, che ben sappiamo, e adesso serve quello scatto da parte della squadra per conquistare un qualcosa che appunto può essere solo costruttivo, perché comunque la formula l'ha spiegata, ho visto una spiegazione di Mauro Milanese, sì, è abbastanza complessa, però intanto insomma hai la possibilità di riavvicinare più gente allo stadio. Chiaro,
che il Triestino, cioè, abbiamo sempre dimostrato nei playoff o nelle partite importanti di essere in tanti. Poi durante l'anno magari qualcuno tira, diciamo, il remo in barca. Adesso è il momento, chi in campo, chi fuori, di provarci, perché appunto sono uno di quelli che comunque ripensa a un paio d'anni fa, e adesso parlare di playoff in Serie C, ma non so se tu tra l'altro pensavo. Credo ci sarai per quelle partite. Beh sì, diciamo abbiamo ancora 3 partite, al 6 maggio sono libero, quindi avrei piacere di gustarmi i playoff. Bene, bene. Allora, torniamo al basket per andare a vedere, visto che la prima avversaria dei playoff per l'Alma è Treviglio, ovvero la stessa dell'anno scorso, come andò l'anno scorso? Perché non fu per nulla facile. 5 partite si andò alla bella e decisivo fu proprio l'arrivo di Daniele Cavaliero, acquistato sul mercato della società proprio al termine della regular season, e quindi di fatto furono le prime partite nuovamente in maglia Trieste, in maglia Alma, e ci mise più di uno zampino. 3 per la Remer, 16-19, Cavaliero prova subito la bomba, Daniele Cavaliero! Bentornato Dani, rientro in grande stile per Cavaliero con una tripla in overture, una seconda a stretto giro, assist a marce altissime, ma soprattutto una prestazione decisiva nella vittoria all'esordio playoff con Treviglio. Il re di gara 1 però è un altro, da Ross, chiaramente uomo partita, 27 punti, 9 rimbalzi, 5 assist e un'energia implacabile contro una Remer che ha alzato bandiera bianca a soli 5 secondi dal termine. Che l'Alma portasse a casa la partita stava nel pronostico, che Treviglio giocasse con questo piglio per 40 minuti buoni, no. Tosta e gagliarda la squadra di Vertemati. La marea biancorossa sventola i propri vessilli e l'Alma concede il bis. Una volata di prepotenza, una dimostrazione di forza e profondità d'organico incorniciata dall'eccellente prestazione del duo americano, 22 Parks, 20 Green. Un 2-0 nella serie, stessa situazione di forza di Tortona su Mantova, che porta Trieste a una sola vittoria del passaggio del turno e dall'approdo ai quarti di finale. 4 gare per chiudere, tutto sommato una situazione pienamente da pronostico. La vittoria di Treviglio nella terza della serie era onestamente nell'aria, vista l'atmosfera da ultima chance per gli sfidanti, l'ottima prima sfida disputata a Trieste per poi calare nel rematch e non per ultima la discontinuità in trasferta dell'Alma, che nonostante tutto ha rischiato per 3 volte di portare a casa il supplementare negli ultimi 7 secondi. Prima da Ross, poi Bossi e infine Cavaliero hanno fallito di un soffio quella tripla che molto probabilmente ci avrebbe raccontato di un finale diverso, quello di una squadra capace di vincere anche con un pizzico di fortuna e cinismo. Ecco l'ultima rimessa, Pecile, provano con l'alley-oop per Teo da Rossa, che va alla conclusione sul ferro ed è finita! Niente clutch shot, si va alla bella. Per la seconda volta in 2 gare il pallone decisivo finisce nelle mani di Daros, ma l'italiano più in forma di Trieste non ha fortuna. Nessuna critica, il basket è anche questo, anzi proprio per questo lo amiamo, per quell'esito sempre in ballo fino all'ultimo respiro. Ancora Cavaliero, da 3 punti! Ecco perché li chiamano campioni. Daniele Cavaliero saves the day, direbbero i cronisti NBA, anzi una stagione intera. Perché dopo aver chiuso la regular season in testa con Virtus e Treviso, uscire al primo turno con Treviglio sarebbe stato un fallimento. E invece proprio l'uomo mercato, acquistato da Gianluca Mauro sul filo di lana, ha fatto tutta la differenza del mondo, proiettando l'Alma ai quarti di finale, dove attende Tortona per la rivincita della scorsa post-season. Una partita di difficoltà indicibile, con una Remer giustamente onorata dagli applausi del Pala Trieste nel fine partita. Che a 5 minuti dalla fine, dopo una schiacciata di Giavonte che porta Trieste a contatto, sono le 3 triple di Dani a svoltare il match e consegnare a Trieste il passaggio del turno. Poi è Bossi a mettere le olive nel Martini, sì, proprio quel Bossi dimenticato in panchina come cittadini, mentre la Remer stava per confezionare l'impresa. Allora, emozioni a raffica nel primo turno degli scorsi playoff, sarà una Treviglio diversa, Alessandro, ma altrettanto complicata da affrontare, perché hanno fatto una presa importante sul mercato, nuovo americano che sta segnando una caterva di punti.
Sì, oltretutto Treviglio è molto cambiata rispetto alla scorsa stagione, ha mantenuto Tommaso Marino playmaker, ha mantenuto Lele Rossi centro, Lele Rossi che ha sempre un conto aperto qui a Trieste perché in tutta la post season non è mai riuscita poi a portare a casa il risultato, quindi insomma verrà un po' con quel coltello tra i denti. Sì, dicevamo prima, la presa di Fraser è molto importante perché era un giocatore che arrivava appunto per sostituire temporaneamente Vosquil, ma si è dimostrato assolutamente affidabile pur essendo un rookie. Ricordiamo che è un classe 95, 1,80 m per 70 kg, che sembrerebbe chi è questo qua che viene a giocare a basket, in realtà è molto molto forte, lo sta dimostrando. Dicevamo prima all'inizio della trasmissione, è una squadra che sa cambiare pelle e che sa portarti a giocare male, perché Trieste era andata avanti 2-0 la scorsa stagione, ha fatto fatica poi perdendo comunque l'ultimo secondo, ha fatto moltissima fatica poi in gara 5. È qualcosa che bisogna cercare di evitare, no? Perché poi guardando un po' quello che è stato poi il cammino di Trieste negli scorsi playoff, si è arrivati un po' con tanto acido lattico nei muscoli per aver portato tante sfide a gara 5. Bisogna chiuderla in fretta, non sarà facile, Trieste sicuramente ha dalla sua delle rotazioni di maggiore qualità, però con la forza diciamo di un collettivo che ha saputo rinnovarsi e ha saputo anche trovare diciamo la quadratura proprio nel momento peggiore, no? Perché come dicevamo prima Treviglio era seriamente a rischio di finire in zona play-out. Treviglio ha tanto entusiasmo e bisogna combattere con questo entusiasmo per riuscire quantomeno a chiudere il prima possibile la serie. Allora, intanto ringrazio e saluto Andrea Bracaletti che ci deve lasciare un attimo in anticipo per un precedente impegno. Andrea, bocca al lupo per le prossime partite, noi siamo con voi. Noi invece andiamo a vedere proprio in ambito Triestina la mostra su Trieste e la Triestina nel dopoguerra, che è veramente una piccola chicca nell'anno del centenario della Triestina, a Palazzo Gopcevic, qualcosa di veramente particolare che interesserà non solo gli amanti dello sport ma anche gli amanti della storia. Chi sa solo di calcio non sa niente di calcio. La celebre frase di José Mourinho c'entra perfettamente il tema della mostra fotografica Oltre il novantesimo, la Triestina e Trieste nello sguardo dei fotografi della fototeca dei Civici Musei di Storia e Arte. L'esposizione aprirà i battenti domani alle 18 nella Sala Selva di Palazzo Gopcevic. Lo scenario è quello del dopoguerra, fra vicende rossalabardate e storiche. Abbiamo riscontrato che la fase ascendente e discendente della città negli anni 50 e 60 coincide proprio con la fase ascendente e discendente della Triestina. Ed ecco allora che in mezzo a colpi di testa e parate appaiono i volti dell'attore Franco Interlenghi che si gode una partita dell'Unione, quello di Mina in concerto o della Cardinale che gira senilità nella città della Bora. E poi moti per l'italianità di Trieste, i volti degli esuli e delle navi di chi se ne va oltreoceano, i tre momenti calcistici di Umberto Saba e la sua pipa, il mito del calcio ungherese Béla Gutmann che dà lezioni ai giocatori della Triestina e un altro intreccio storico indimenticabile. Questa è la foto di Triestina-Torino, del Torino degli Invincibili, 10 del 4 49 e subito dopo 7 del 5 del 49 i funerali di Grezzar, dove tutti i giocatori del Torino sono morti a Superbi. Poi le chicche, come ricordo che fu proprio un triestino, il giornalista della Gazzetta dello Sport, Massimo Della Pergola, a inventare il totocalcio. Una storia complicata perché poi in realtà questo gioco viene assunto dallo Stato e quindi non avrà i proventi che avrebbe pensato di avere visto il successo del gioco stesso. E ancora il costume e la società dell'epoca, a partire dalla foto forse più bella che campeggia anche sul manifesto, ritraente due tifose che fanno festa allo stadio, probabilmente la prima testimonianza nostrana di mule amanti del calcio, e in parallelo l'etichetta immancabile anche in tribuna. Sì, c'era una grande dignità, una grande eleganza e mi ricordo anche qualche foto del mio cugino Biasin nel 54 quando è partito, rispecchia un po' qual era proprio la moda del momento, l'italiano si distingueva in maniera assoluta. Infine uno scatto di buon auspicio, la promozione della Triestina in A nel 1958. Terzini.
Mago, che bei ricordi, no? Sì, quelli era Valenti, il terzino di Demofalcon proprio. Ah, sì. Che fu uno dei protagonisti della promozione in A. Sì, terzino destro, bravo. Ecco, che emozioni ti ha suscitato questo servizio? Perché c'era la Triestina nel dopoguerra, che era no, un momento grandissimo, insieme con la città che viveva un periodo... Io giocavo col settore giovanile praticamente, come la primavera di adesso, quella volta era prima ragazzi, riserve, prima ragazzi, seconda, terza, eccetera. E c'erano anche gli stranieri quella volta, Curti, Sorensen, Benegas, tanti. E poi Mago, giacca e cravatta e cappello allo stadio, tutti perfetti. Sì, no, noi prima sì. eravamo in catapalle, prima. Sì, voi eri giovane, poi, ma chi andava allo stadio era... Sì, sì, erano tutti in tribuna. Ah, tu dici quelle erano le foto giuste. Va bene, invece credo che Michele, che più o meno alla mia età credo abbia fatto in tempo invece andare a Grezzar e a vedere... Quelle partite della Triestina di un'altra storia importante. Sì, 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 fin da bambino con mio papà si andava, poi anch'io, essendo entrato nel giro delle giovanili della Triestina. Facevi raccattapalle? Ho fatto la prima esperienza di raccattapalle. Ho fatto l'ultima partita, diciamo, della Triestina al Grezzar prima di trasferirsi a Rocco, come raccattapalle. Quindi sì, ho vissuto, diciamo. Quindi hai vissuto proprio da raccattapalle quella partita. Anche si chiuse con i palloncini. Sì, con sì, i... sì, sì. Una chicca che voglio contare era, cioè, noi avevamo Sessa che giocava a stopper centrale, non difensore, cioè un ragazzo tecnicamente, e poi aveva il mercato coperto giù in... aveva una baracca, vendeva in aranze, quello. Beh, lui ogni volta finiva la partita, la tribuna era... Cioè, l'uscita non era come adesso il sottopassaggio, eccetera. C'era una porticina in mezzo alla rete e passavi sotto la tribuna, praticamente, la tribuna centrale. E c'era sua mamma, mi ricordo, e noi, la cattapaglia, guarda, sua mamma che lanciava un scartoso con la merenda dentro, pane, salame, e lui, tutti quanti batteva le mani se vincevano, e andava in curatoio e mangiava. Alla vecchia proprio. Sì, ma il Triestino puro, eh. Il Triestino puro. Beh, insomma, vi consiglio di andarla a vedere a Palazzo Gopcevic, perché è veramente qualcosa di speciale. Poi quando hai visto la Cardinale ti sono brillati gli occhi, non puoi dire di no. Ti ricordi il film? Ma quelle sono attrici, anche la Mina, anche l'altra, come si chiama, Trieste era navigava bene quella volta. Navigava bene. Vabbè, allora torniamo alla mountain bike, perché con il nostro Stefano Sandri vuole affrontare anche l'altro discorso sui giovani, guardando le immagini di Mountain Bike Kids, perché la perfetta organizzazione ci ha fornito di tre filmati distinti. Leggo, dai 18 mesi ai 5 anni per imparare l'equilibrio, ecco un altro motivo per andare in bicicletta, nello specifico mountain bike. Mentre vediamo le immagini, chiedo appunto a Stefano Sandrin di raccontarci come si fa, come ci si avvicina e come magari ci si entra in contatto con la società per fare un corso o cosa del genere. Esatto, esatto. Noi proprio appunto al Trieste City Bike Park, che sarà il nostro futuro e anche attuale campo scuola, dove già quei bambini piccolissimi dai 18 mesi in poi iniziamo proprio con le prime fasi, con le balance bike, che sono quelle bici senza pedali, dove i bambini devono appunto acquisire subito l'equilibrio. Per cui non si usano più le rotelline e una volta che i bambini riescono ad acquisire appunto l'equilibrio, passeranno direttamente alla bici normale già pedalando. Quindi diventeranno subito autonomi, riusciranno già a percorrere i vari percorsi. Quindi vari papà sentieri. Mettimi le rodelle, non papà si dice più. Papà mette le rodelle, non esisti più, okay. Quindi non più mal di schiena, non più problemi di questo tipo. Bene, bene, bene. Questa insomma è proprio la partenza. E poi quando si inizia invece con qualcosa di, intanto con i pedali, con qualcosa, esatto, di più serio? Esatto, poi dai 6-7 anni iniziano proprio le categorie giovanili della federazione e iniziamo un percorso già più tecnico, dove i bambini migliorano veramente di lezione in lezione e diventano già molto molto bravi, sempre in un'ottica chiaramente del divertimento assoluto, perché la bici deve essere scoprire la natura e provare delle emozioni. Veramente i bambini vengono all'allenamento col sorriso e finita l'ora vogliono rimanere ancora là, girare ancora, e quindi l'obiettivo nostro è proprio questo qui. Come ci si fa a mettere in contatto con voi? L'associazione appunto si riunisce ogni martedì al campo scuola Tre Camini, dove appunto c'è l'orario di segreteria, si possono chiedere varie informazioni. Abbiamo un sito internet, pagine Facebook, sui social,
e quindi uno ci può contattare. I corsi iniziano di solito ogni anno i primi di marzo e poi durano fino a dicembre, a conclusione praticamente dell'anno scolastico. Bene, aggancio io adesso invece un altro argomento, perché va detto che questa edizione invece della Muia Longa sul Mar, di cui abbiamo anche qualche immagine al volo, è stata spettacolare, nutritissima, più di 2000 persone per il serpentone che si è snodato sulla riviera Mugesana. È una corsa, Alessandro, insomma, che sta un po' rubando la scena a quelle triestine, si è sostituita quasi alla Bavisella, che ha questo percorso sul mare, insomma, che la rende ancora più spettacolare. Sta facendo numeri sempre più importanti. No, è importante, importante, perché comunque è una tradizione, no? Di tanti anni, il fatto che bene o male, insomma, strappi un po' anche tanti consensi ogni anno che passa, è sinonimo che l'organizzazione è davvero molto molto buona, insomma. Quindi quella, diciamo, la Muia Longa viene sempre considerata la manifestazione pre-Bavisella o pre-Miramar, che dir si voglia, no? Quindi anche nel corso degli anni ha avuto sempre questa importanza, perché preparatoria. Esattamente, ci si prepara sia in ambito competitivo ma anche quello non competitivo, no? Quindi sicuramente complimenti all'organizzazione della Muia Longa, perché veramente stanno facendo grandi grandi numeri, ecco. Michele, quanto avete fatto festa dopo il risultato della promozione col Monfalcone, insomma, che visto che siamo un gruppo anche di personaggi che, insomma, abbiamo fatto la giusta festa. La giusta festa. Sì, l'abbiamo fatta, abbiamo portato avanti qualcuno anche domenica, insomma. Adesso però oggi abbiamo pagato, perché mercoledì si gioca e quindi siamo dovuti andare in campo, smaltire un po' e prepararci per mercoledì, insomma, per chiudere questo campionato sempre alla ricerca di altri risultati positivi. Ascolta, ma invece il tuo arbitro, non quello di Buffon, ha detto qualcosa dopo No, ma il bello che era presente un rappresentante della FIGC regionale, e un mio ex dirigente, tra l'altro, e scherzando ho detto: se vedete qualcosa di quello che ho detto, sappiate che era per scherzare, perché dopo dico quello che è successo è stato perché sono passate immagini, diciamo, con degli stralci, e quindi sembrava veramente certo. Una presa in giro, cosa, quando invece era tutto una goliardata così. Giusto così. Allora, abbiamo ancora un servizio, oggi tantissimi argomenti, Canoa Polo, perché nel weekend c'è stata la manifestazione, il trofeo in Ponte Rosso, nello Specchio Acqueo, proprio al centro della città, e sono immagini altamente spettacolari, perché vedere una cosa del genere in un contesto del genere è più unico che raro. Bernardo Gulotta. Partiti, abbiamo Matteo Benetton da una parte e dall'altra c'è il velocissimo Ratis Christian. In questo fine settimana il centro di Trieste ha ospitato la settima edizione del trofeo Ponte Rosso per la disciplina Canoa Polo. Lungo le acque del canale, al termine della due giorni di evento, si sono imposti i padroni di casa del circolo Marina Mercantile Nazario Sauro contro il team Austria, dopo una finale giocata punto su punto, conclusosi 5-4 e grazie anche all'appoggio di un tifo caloroso. Sono stati due giorni intensi di questa manifestazione, che ha potuto godere di una splendida condizione meteorologica, addirittura troppo caldo in certi orari della giornata. 19 squadre provenienti oltre che dall'Italia, da Austria, Germania, Ungheria e Repubblica Ceca. 71 partite disputate da venerdì a domenica a intervalli di mezz'ora. Dei 19 team, 3 hanno preso parte all'evento del venerdì per giovanissimi under 12 e principianti. La società organizzatrice e poi anche vincitrice del trofeo, il Circolo Marina Mercantile, ha coinvolto a 360 gradi tutti, tra dirigenti, allenatori, atleti, soci e genitori, che hanno contribuito in maniera preziosa alla causa. La squadra inoltre ha svolto un percorso eccellente nel corso dell'evento, pareggiando una sfida e vincendone 5, tra cui quella decisiva che ha permesso ai ragazzi di attestarsi al primo posto. Bene, allora, purtroppo cattive notizie. L'Albino Leff ha effettivamente vinto con la Reggiana 1-0 al tredicesimo del primo tempo. Sì, per 1-0 al tredicesimo del primo tempo, autorete di Ghiringhelli, leggo proprio in questo momento. Mago, non notizia positiva, perché ci mette fuori dai playoff in questo momento. Ci sono due partite, però. Siamo fuori dai playoff in questo momento.
Bene, quante puntate del Caffè dello Sport? Approfitto dell'assist, la prossima settimana non ci saremo perché c'è la diretta elettorale di Tele 4 dalle 7 del mattino a mezzanotte, quindi tutto il giorno insieme a noi, triplice collegamento in giro per Trieste e la regione, quindi giornata dedicata ai verdetti elettorali. Torniamo, il Caffè dello Sport torna il lunedì prossimo per tutto il mese di maggio e poi sino al primo lunedì di giugno. Queste sono le ultime notizie che mi arrivano dalla programmazione. Lunedì, Mago, lunedì non ci siamo. Lunedì niente, lunedì focus sui verdetti elettorali. È importante. È importante. Mago, tocca a te. Una signora anzianetta che sta facendo la verso dei giovanotti, così... che dice, ma voi siete proprio mosci. Mi, quando avevo la vostra età, ho fatto 30 km a piedi per andare a dare una sciaffa a un giovanotto che aveva offeso una mia amica. Ah. E sta qua che fa? E dopo l'ha fatto 30 km nel ritorno. No, le ha portato la Croce Rossa. Grazie a tutti, ciao. Fra due lunedì torniamo. Lunedì, grande diretta elettorale di Tele 4. Un saluto a tutti. Voto Antonio.